Sulle sponde nord-orientali della Sicilia si eleva la massa imponente dell'Etna, uno dei maggiori vulcani attivi della Terra. Gigantesco faro naturale per i navigatori, questo rilievo conico ha un perimetro di base di circa 212 chilometri, poco meno di quanti ne corrono fra Palermo e Messina. Sul cielo incide il suo profilo quella che gli arabi chiamano la montagna ardente, origine insieme di lutti e di speranze, poderosa protettrice e minaccia perpetua della terra siciliana. La sua base poggia sul livello del mare. E la sua altezza, come naturalmente quella di tutti i vulcani attivi, varia nei secoli secondo la sua attività. Oggi tale altezza è di 3.269 metri. Migliaia d'anni fa, in una grotta del monte, alloggiava il ciclope Polifemo, un tipo scontroso che intendeva cibarsi del vagabondo Ulisse. Ma Ulisse, voi lo sapete, non fu dello stesso parere e gli guastò un occhio, proprio l'unico occhio disponibile. La vetta culmina nel fumante cratere. Là, nel vortice di fuoco cinto di neve, là dove vita è una parola vana, erano, dicono i poeti, la dimora e la fucina dello sfortunato consorte di Venere, Vulcano, lo sciancato che preparava i fulmini per Messer Giove. Ma donde hanno origine i fenomeni vulcanici? Secondo le ipotesi più accreditate, sotto la crosta terrestre si stende una zona di fusione ad alta temperatura, 2000 centigradi. Ivi tutti i minerali si trovano allo stato liquido o aeriforme. Fino ad oggi però non si conoscono le vere cause che determinano le eruzioni del magma, cioè di quelle materie fuse. Sui fianchi del vulcano corrono, coperte dalle colate laviche, numerose gallerie di svuotamento, dentro le quali spesso si incanala il magma con notevole potenza espansiva. Progredendo in quei sotterranei, la lava, quando viene a contatto con terreno umido, provoca nuove esplosioni. Si formano così dei cumuli craterici, detti coni avventizi, la cui attività esplosiva cessa quando termina l'efflusso del magma. Il pendio lavico, punteggiato da tanti piccoli crateri, si protende fino al mare. Là, appunto, circonfuso d'azzurro, v'è un gruppo di scogli, originatosi, afferma la scienza, dal deposito del materiale lavico. Ma, secondo la leggenda, quei prismi basaltici furono lanciati dal gigantesco Polifemo contro Ulisse, che gli sfuggiva irridendo. Gli antichi veneravano l'Etna quale dio del fuoco e ne temevano l'implacabile furia, perché molte furono nei secoli le sue eruzioni, delle più esiziali per le campagne e per i villaggi circostanti, quelle del 140 e del 43 avanti Cristo e via via nell'era volgare parecchie altre, fra cui quella del 1169 che investì rovinosamente la stessa Catania.
con un lavoro che sorprende e commuove, il popolo della regione ha costruito muri e ripiani che, alimentati spesso dalla cenere lavica, rendono produttive vastissime superfici di terra, prima implacabilmente aride. Così, nella zona più bassa, fino ai 500 metri, vengono coltivati gli agrumi e vi si sviluppano rigogliose vegetazioni subtropicali. Nella zona temperata, fino ai 1300 metri, alberi fruttiferi di molte varietà e un'uva che fa pensare ai frutti della terra promessa. Infine, ai 2100 metri, la terza zona, quella dei boschi. Dopo si apre la terra magra, deserta. Contro il colosso granitico, l'uomo testardo oppone la sua volontà e dalla lava, emersa come elemento di distruzione, fa un ottimo materiale costruttivo. Castello Ursino, antico baluardo di Catania, fu edificato nel 1239 in massima parte con pietra lavica. E interamente con tale pietra fu costruito il grandioso Duomo di Randazzo, e ancora la chiesa di Sant'Agata a Catania. Quasi trasformata dal lavoro dell'uomo, la lava coopera alle realizzazioni di architetture, di ponti, di pavimentazioni stradali e finanche di forme statuarie, come il Diotru, l'elefantino che la poesia vernacola catanese scelse a suo protagonista. Così il vulcano, generatore di morte, pare nella sua maestà essere orgoglioso di questa espansione di vita. Il vulcano cantato da Pindaro nell'Epinicio a Ierone. Colonna perduta nell'azzurro, Etna nevosa, assidua madre di argenteo gelo.